Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Massimo Brunaccioni, Max Vegan Fit su Instagram, sono un atleta e un fitness coach. Siamo qui oggi nella sede di V-Athlet del Project Invictus e andiamo a vedere un workout total body che potete fare durante le feste natalizie per mantenervi in forma. Se mangiate un po' di più, sicuramente con questo workout andremo a smaltire bene tutti i nostri pasti natalizi, diciamo. E come vi ho detto, è un workout total body, sono 7 stazioni ed è tutto in superset, quindi andremo a abbinare sempre due esercizi uno dietro l'altro senza riposo. La cosa molto interessante è che è fattibile solamente con dei manubri, non abbiamo bisogno di ulteriore attrezzatura, quindi se in casa avete dei manubri potete tranquillamente fare tutto il workout. Partiamo. Partiamo con la prima stazione in cui andiamo a abbinare gambe e petto. Partiamo con uno squat. Andiamo a vedere l'esecuzione. Mi metto i manubri sulle spalle, i piedi sono leggermente più ampi delle spalle e da questa posizione vado a fare una bella accosciata. Devo pensare di andare a sedermi su una sedia, quindi il movimento dello squat è quello. Quindi mantengo le mie curve fisiologiche della schiena, vado. Quando sono in basso spingo bene con tutta la pianta dei piedi senza buttarmi in avanti e torno su. Faccio una bella accosciata perché più scendo più vado ad attivare bene i glutei. Quindi mi raccomando, scendiamo bene. Facciamo quindi 10 ripetizioni di squat in questo modo. Mettiamo giù i manubri e andiamo a fare il massimo di ripetizioni possibili di piegamenti a terra. Come facciamo? Ci mettiamo a terra. Abbassiamo bene le spalle, chiudiamo bene le scapole, addome bello duro, vedete che le mie mani sono all'altezza del mio petto, non più in alto, e da questa posizione spingo, scendo, vado a sfiorare il petto a terra e spingo. Le spalle rimangono sempre basse, le scapole chiuse, l'addome bello duro e vado. Devo fare il massimo di ripetizioni possibili. Di questa stazione faccio quindi 3 serie. Quindi 3 serie di 10 squat più il massimo di ripetizioni di piegamenti e riposo 60 secondi e quindi ripeto per un totale di 3 volte. Passiamo alla seconda stazione. Seconda stazione abbiniamo sempre gambe e petto, partiamo con degli affondi dietro sul posto, sempre 10 ripetizioni e poi passiamo a delle croci a terra con manubri, sempre 10 ripetizioni. Quindi andiamo a vedere prima l'esecuzione dell'affondo. Parto da questa posizione, vado a fare un passo bello ampio verso il dietro, busto bello dritto, tutto il piede ben saldo a terra, con tutta la pianta del piede spingo e torno in posizione. Vado a fare quindi 10 ripetizioni a sinistra e 10 ripetizioni spingendo con la gamba destra. Scendo, sfioro il ginocchio a terra e torno su. Dopo che ho fatto gli affondi vado a fare delle croci, quindi mi posiziono a terra, prendi i miei manubri, da questa posizione con le spalle sempre basse, le scapole chiuse, vado a aprire, il gomito è leggermente piegato, vado a sfiorare terra col gomito e torno su. Non vado mai a unire i manubri, mi raccomando, fermatevi sempre un po' prima per mantenere una tensione costante. Anche qui vado a fare quindi 10 ripetizioni, il tutto per 3 serie con 60 secondi di recupero dopo le croci. Andiamo alla terza stazione. Terza stazione, passiamo adesso ad abbinare le spalle con i bicipiti. Partiamo con le spinte, manubri da seduto, io uso una panca ma voi potete tranquillamente usare qualsiasi supporto come una sedia e andiamo a abbinare le spinte con dei curl manubri in piedi. Quindi partiamo dalle spinte, da questa posizione, petto verso l'alto, i gomiti sono più avanti delle spalle, mi raccomando, i manubri partono a contatto con le spalle, da questa posizione in modo deciso spingo in alto, scendo, 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 i manubri sfiorano la spalla e torno su, mi raccomando fate una discesa bella profonda. Dopo le spinte vado a fare un curl manubri, quindi questo è il movimento. Movimento controllato, concentriamoci bene
sul muscolo target che è il bicipite, non facciamo compensi di questo tipo, ma belli concentrati, pensiamo bene al bicipite, scendo controllato, salgo un po' più veloce. Anche qui, tre serie da 10 spinte più 10 curl. Passiamo all'altra stazione. Quarta stazione, sempre spalle e bicipiti. Parto con delle alzate laterali, 10 ripetizioni. Poi vado a fare un curl, hammer cosa vuol dire? Presa a martello da seduto. Vediamo le alzate laterali. Posizione di partenza, spalle belle basse. Da questa posizione spingo i manubri verso il fuori. In questo modo. Devo arrivare col braccio parallelo al terreno, non devo salire né di più né ovviamente di meno. Le spalle sono sempre basse e mi concentro a spingere verso il fuori. Vedete che la traiettoria è leggermente avanzata e non saliamo in questo modo. 10 ripetizioni di alzate laterali, mi siedo e vado a fare un curl hammer con i manubri. La logica è quella che abbiamo visto prima, tutto identico, però abbiamo una presa a martello questa volta. Anche qui 10 ripetizioni, 3 serie totali, 10 più 10. Passiamo alla quinta. Passiamo agli ultimi due gruppi muscolari, sono rimasti da allenare il dorso e i tricipiti. Il primo esercizio è un rematore con due manubri e poi andrò a fare un dip su panca o su sedia, quello che volete, quello che avete a casa. Vediamo l'esecuzione del rematore, prendiamo i manubri, ci mettiamo col busto con questa inclinazione quasi a 90 gradi, potete stare anche un po' più eretti. Da questa posizione portate i manubri all'altezza del vostro ombelico, quindi fate una remata, è come se fosse un rematore con bilanciere, ma lo facciamo solo con manubri, quindi non questo, le spalle sono basse e devo puntare ad arrivare nella zona dell'ombelico. 10 ripetizioni, vado sulla mia panca, sulla mia sedia, spalle belle basse. Il tronco scorre molto vicino alla panca, scendo e salgo, scendo e salgo, scendo bene e vado su, cerco una tensione costante, penso bene al mio muscolo target che è il tricipite. Anche qui 3 serie, 10 ripetizioni di rematore più il massimo di ripetizioni possibili di dip. Passiamo alla penultima stazione. Abbiniamo ancora dorso e tricipiti, partiamo con un rematore manubrio singolo e poi passiamo ad un French press con i manubri a terra. Andiamo a vedere il rematore, mi posiziono, mi appoggio sempre a un supporto a qualsiasi cosa, il busto ha sempre questa inclinazione, la logica, la traiettoria è la stessa vista con il rematore con due manubri, quindi spalla bassa, da questa posizione porto il mio manubrio all'altezza dell'ombelico. Faccio quindi 10 ripetizioni a destra e 10 ripetizioni a sinistra. Senza riposo vado a fare il mio French press. Cosa faccio? Mi metto a terra. Perfetto, da questa posizione, sempre spalle basse, scapole chiuse, porto il manubrio in alto e da qui scendo. Il manubrio mi arriva più o meno di fianco alle orecchie, di fianco alle tempie e spingo in alto. Scendo controllato, salgo un po' più veloce e salgo un po' più veloce. Anche qui 3 serie da 10 ripetizioni di rematore più 10 ripetizioni di French press. Per finire vediamo l'addome. Ultima stazione, non potevamo che chiudere questo workout con gli addominali e anche qui ovviamente è un'altra superset. Parto con un leg raise a terra per poi fare un crunch, quindi 10 ripetizioni più 10 ripetizioni, anche qui 3 serie. Vediamo leg raise, testa alzata, mani dietro la nuca, devo cercare di appiattire bene la schiena, la bassa schiena deve appoggiare bene a terra. Da questa posizione, con le gambe dritte, salgo, scendo, sfioro terra e torno su. Quindi il petto è sempre bello alto, la bassa schiena è attaccata al pavimento e vado 10 ripetizioni, poi subito vado a fare 10 ripetizioni di un classico crunch. Devo pensare di chiudermi, di strizzare il mio addome e di farlo chiudere in tensione costante, quindi non scendo del tutto e mi fermo, ma scendo, scendo, scendo. Quando sento che la tensione diminuisce, riparto, contraggo bene e butto fuori l'aria.
anche qui, quindi 10 ripetizioni più 10 ripetizioni per 3 serie. Se avete un addome forte potete anche fare più ripetizioni. Perfetto ragazzi, vi consiglio di fare questo workout 3-4 volte a settimana, è un full body, quindi anche a giorni alterni durante le feste, in circa un'oretta, forse anche meno, si riesce a fare tutto, così rimanete belli attivi anche durante un momento di vacanza e riposo come le feste natalizie. Se vi è piaciuto questo video mettete like, se ancora non l'avete fatto seguite la pagina di MyProtein Italia e noi ci vediamo al prossimo workout.